Emozioni a colori.it presenta Nostalgia di con Chiara Tenca. Buongiorno, buon lunedì e ben ritrovati da Andrea Secci e da questa rubrica che torna perché purtroppo ha avuto la sfiga che il primo lunedì dell'anno buono cadeva del 6 di gennaio ed eravamo fermi, quindi la nostra blogger Chiara Tenca, che vedo nella webcam, io la vedo, voi no, lei non vede me, però la cosa bella sta anche lì, è carica come in questo secondo lunedì dell'anno, in questa prima puntata dell'anno di Nostalgia di buon anno Chiara. Andrea, buon anno, finalmente ci ritroviamo, buon anno anche a tutti gli ascoltatori di Nostalgia. Mi ha fregato l'epifania, che era di lunedì e quindi arrivo con un pochino di ritardo, ma ci sono sempre puntuale. Bene, 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 bene. Cosa hai fatto a Capodanno? Cioè, in realtà lo so, raccontalo in 10 secondi ai nostri ascoltatori. Ho fatto una bella trasferta greca, mi hanno fatto mangiare l'impossibile, consiglio la Grecia a tutti perché si sta veramente bene, anche se c'è un po' di crisi naturalmente, però sono sempre pronti a festeggiare, sempre fuori, guarda, è una festa, ci vorrebbe anche qua un po' di questa mentalità. Noi non abbiamo forse la crisi che hanno i greci, ma abbiamo perso quell'euforia che ci contraddistingueva in tutto il mondo. Esatto, e ti dirò che mi ha molto stupito trovare questa situazione, eh? Pensavo di arrivare in un ambiente diverso, invece è stata proprio bella, insomma, anche se naturalmente ci auguriamo che escano presto dalla crisi e anche noi, ecco. Assolutamente. Però sì, è andata via. Assolutamente sì, intanto cominciano già a arrivare le telefonate per la nostra Chiara Tenca, pensate un po', basta qua andare in diretta perché lo sapete da martedì scorso, potete interagire anche con i nostri blogger attraverso WhatsApp e gli SMS, il numero è lo stesso, 338-6360-114. Chiara, andiamo molto indietro nel tempo, andiamo proprio sì, ai ricordi della mia infanzia, anche della tua e di tutti quelli nati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90. Stiamo parlando di una televisione storica che poi si è trasformata nel corso degli anni, oggi in realtà è MTV, stiamo parlando di Video Music, che mi sono incartato. Video Music, esatto. Te la ricordi la M verde? Appena cambiavi canale sapevi che lì avresti trovato ottima musica. Assolutamente. Io sono molto affezionata a questa rete, che tra l'altro era una toscana, lo vogliamo ricordare. Assolutamente sì, trasmetteva dal Ciocco, in provincia di Lucca. Esatto, di Lucca, e poi credo che abbiano fatto anche qualcosa da Firenze, però io sono molto legata a Video Music, un po' per la formula, perché secondo me, a mio modesto parere, era anche più bella di quella di MTV, perché c'erano davvero tanti VJ che andavano proprio nel profondo a scavare la musica, a raccontarci segreti. Io non so se tu lo guardavi, io ero un habitué, per esempio non mi perdevo mai Rock Revolution con Mixo, e grazie a questa trasmissione ho imparato tantissimo della musica e la mia passione, specie per il rock, è cresciuta in maniera esponenziale, perché Mixo era un pochino questo personaggio strano, perché comunque particolare, oggi continua comunque ad operare nel campo della musica, lo sappiamo, però era una continua scoperta, cioè io sentivo questi brani meravigliosi, questi video di archivio, perché c'era anche una bellissima ricerca per quanto riguardava anche proprio le fonti storiche, no? Mm-hmm. E ero venuta a conoscenza di gruppi stupendi, dalle Zeppelin, insomma, Jimi Hendrix come musicista. È stato davvero un viaggio che mi ha accompagnato, nonostante fossi piccola avevo un po' i miei personali maestri di buona, di ottima musica, direi. Ha aperto la mente a molti di noi, anzi se molti di noi fanno questo lavoro forse è anche colpa di Video Music. Io rimando i nostri ascoltatori subito ad emozioniacolori.it, all'interno trovate tanti aneddoti legati, anche quelli che non vi abbiamo raccontato, perché dovete leggere il suo post, ogni lunedì trovate il post di Chiara Tenca su www.emozioniacolori.it. Perfetto, infatti ce ne sono tanti, parleremo anche di tanti personaggi, alcuni dei quali sono scomparsi un po' dalla ribalta, ma altri, come per esempio Marco Baldini, per citarne uno, sono ancora fra i più gettonati della scena nazionale. Quindi una bella fucina di talenti, ma soprattutto una grande scuola, la prima che c'è stata dal tubo catodico per tutti noi per quanto riguarda la musica migliore.
grazie a Video Music. Grazie a Chiara Tenka, grazie a Video Music che ci ha riportato indietro nel tempo. Ci sentiamo fra una settimana. Certo Andrea, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori. Buona settimana. Ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Nostalgia D. Appuntamento tra 7 giorni.